Il prossimo 5 febbraio il cardinale Crescenzio Sepe lascerà dopo 14 anni il testimone a Don Domenico Battaglia, scelto da Papa Francesco per diventare il nuovo arcivescovo metropolita di Napoli. In attesa che avvenga il definitivo passaggio di consegne, il cardinale Sepe ha voluto incontrare i rappresentanti della stampa cittadina nella sede della Curia, che si appresta a lasciare. Durante l'incontro una lacrima ha tradito l'arcivescovo, che fin da quando si era presa la notizia della fine del suo mandato aveva cercato di trattenere ogni forma di commozione. Al cardinale Sepi il regalo da parte dell'Ordine dei giornalisti, un libro con gli articoli di Giancarlo Siani. Sono tanti bei ricordi, ma credo che soprattutto la scoperta di una popolazione che cercava un aiuto per poter risorgere, per non abbandonarsi al pessimismo. E quindi qualcuno che potesse dare, come dire, una stampella per continuare a camminare. Episodi singoli sono tanti, i bambini handicappati che vengono a trovarmi con le famiglie, eccetera. Per cui credo che questa ricchezza di umanità, di profonda umanità, che è la napoletanità vera, questo è il tesoro più bello che conservo nei miei ricordi. L'unica cosa che io ho detto, guarda, al di là di tutte quelle che possono essere gli aspetti particolari, chi viene a Napoli deve imparare ad amare Napoli. Napoli si conquista solo con l'amore, con la solidarietà, con la fraternità. E Monsignor Battaglia cosa gli ha detto? Ah, dice, questo è il mio terreno, questo è quello su cui camminerò, perché fa parte di me stesso, oltre che del mio sacerdozio, della mia formazione, insomma, sì, in piena sintonia.